Signori e signori, oh, è pronto anche adesso, lo so che mi volete uccidere. Minchia, è arrivato Rodrick appena iniziato. Era buona la polenta? Non ci credo. È arrivato Rodrick appena abbiamo iniziato. È Scalla il buona la sugo, polenta? scalla la polenta. Era calda la polenta? Sì. Ragazzi, questa è intercultura, un romanaccio che mangia la polenta. Intercultura, incontri che scambiano il mondo. Nascondi dietro al microfono, grandissimo. E mi era rimasto un pezzo Ok, di salsiccia ragazzi. mezzi di denti. Grande. Dietro al microfono, sulla scuola. C'ho sto coso, quantomeno tu. Ok, ragazzi. Allora, riepiloghiamo un attimino. Prima di tutto, abbiamo risposto a qualche domanda. Non fatecene adesso, risponderemo a fine puntata alle domande. Adesso, visto che abbiamo visto che ci ha raggiunto altra gente, volevamo ricordare l'appuntamento di cui abbiamo parlato all'inizio serata. L'appuntamento qual è? 24 novembre a Milano, quindi questa domenica, ci sarà un evento su Roll Again, il fumetto realizzato da The Evil Company, il gruppo di artisti di cui io faccio parte. A questo evento, che si svolgerà all'Excalibur Games, questo negozio che ci ospita, ci saranno anche Nautcube, Quick 108 e Robin Cecil. Quindi ci sarà anche Steam Italia in toto, tranne Rexen. Ma purtroppo perché non può, è di Roma e quindi non potrebbe in nessun modo arrivare. Ho mangiato la Sotto poeta di un posto. Sono del il pò! nord Veronica, ora. se volesse venire a passare a trovarci, noi saremo all'Excalibur Games dalle 15 alle 19. Saremo lì, quindi 4 ore. Trovate tutte le informazioni sulla pagina Facebook di The Evil Company e il link anche sulla pagina Facebook di Dice Games Italia. Quindi passate a trovarci, ragazzi. Ci saremo noi, ci saranno i ragazzi di Dice Games Italia. Firmeremo faremo dediche sui fumetti e se riusciremo giocheremo anche un po' con voi. L'idea è quella, l'idea è di passare un bel pomeriggio insieme, quindi più siamo, meglio è. Spero che molti di voi riescano a passare, ragazzi. Ok, ragazzi, ricominciamo. Dove eravamo rimasti? Io ero in Stavamo fondo. andando Stai parlando verso con il Paladino tempio alla per poi fine. dormire. Del Paladino. Yes. Parlando E del insultavano paladino a mia caso. madre. E abbiamo insultato la madre di Dwinir. E poi quando abbiamo continuato Esatto. nella nostra Ok. Ah, sì, mi state spiegando la differenza tra un sacerdote e un negromante. Ah, è vero, sì. Negromante è un essere, una persona che evoca i morti. Io non faccio questo. Oh, ok. Errore mio. Cosa farebbe di particolare? Io aiuto la gente. Oh, e si diverte un po' con i morti. Proseguiamo. E riprende il Proseguiamo. cammino. Grande. Ok, Ok. allora, Naox, Duine, meglio dire. Tu sei in avanscoperta, sei Yes. davanti a tutto il gruppo, e quindi, diciamo, batti il sentiero per loro. Il Siamo messi sentiero è un bene. sentiero che non esiste, stai In tracciando tu semplicemente, realtà restando batte sempre come sua più. mamma e basta. Il gatto vuole mangiare la merenda. Sì. Scusate, è ora di dargli la caramella e purtroppo non ho. Ok, come stavo dicendo, ce la fai? Ah, Ego no. contro il gatto, chi vincerà? Questo scontro epico. Il sentiero in realtà non esiste perché diciamo che l'indicazione rimane quella di costeggiare la foresta e rimanere vicini alla montagna, ai pendii della montagna. Ed è quello che stai facendo. Il terreno è brullo, gli alberi sono radi e non hanno fogliame perché è inverno.
e non ci sono sempreverde in giro. Non noti neanche la presenza di molti animali, ma è abbastanza normale, essendo il periodo invernale, ce ne sono di meno e diversi sono in letargo o si sono spostati più a sud. Ma non noti comunque particolari tracce di animali, sembra abbastanza deserta la zona. Okay. Proseguendo, sì. Noti che sulle montagne il cielo si fa sempre più brutto. Sì. Il cielo diventa sempre più tempestoso, però non si sente nell'aria quell'umidità tipica del temporale. Okay. Ed è una cosa molto strana. Ok, lo noto solo io, lo notano anche gli altri? Cioè è una cosa che mi potrebbe allarmare perché è un clima secco? È una cosa strana, nel senso, non... è come se ci fosse una tempesta imminente ma non ci sono... Ma non senti l'aria da tempesta. L'umidità nell'aria, quella tipica quando arriva un temporale, la si sente prima che arrivi il temporale. Sì, sì. Come si sente acuirsi il freddo prima di una nevicata. Ok, quindi mi posso stare. È una cosa che una cosa molto strana. Ok, niente, mi fermo un attimino. Percepisco questa cosa, non sto a dirlo a loro perché potrebbe essere una cosa del clima, non avendo mai superato questa cosa qua, questa montagna. Proseguo, vado avanti. Ok, va bene. Beh, diciamo che il fatto che ci sia stato un evocazione demoniaca, magari sì, però cioè, alla fine è una cosa climatica, perché magari cioè, per quanto ne posso sapere io, può essere semplicemente una cosa climatica, non c'è niente di occulto dietro. Non ho queste conoscenze. A parte il fatto che era uscito un demone della Madonna, sì, da una montagna. Sì, ma lui non ha conoscenze. Ma quello non è un culto, ragazzi, non vi preoccupate. Era solo nero, solo razzismo. Cioè, per me questa qua è pioggia senza pioggia, hai capito? Cioè, nuvoloso secco. Strano. Vabbè, okay. Va bene. C'è nuvoloso secco, ragazzi. Oh, si cazzi! Ok, avanti. Madre la puttana, quella elfa! Lancio un sasso. Non lo sento, immagino. È cacin. Vabbè, provo a osservare il cielo in direzione della nuvola. Da dove è uscito il tizio, la mega mastro? Il passo? Il passo, bravo, mi veniva. Il tasso? Tiro di osservare? Arriva. Ci avevi fatto fare più 10. 17. Allora, verso il passo noti che le nuvole sono diventate molto basse, quelle nuvole tempestose, e sono molto scure. Sì. E quindi coprono totalmente il passo, il valico. Ok. Ok, qua c'è un problema, mi fermo e faccio segno di fermarsi a loro, torno indietro, a sto punto. E facciamo, no, stavi così bene lì! Va bene, ciao! Gli faccio segno di guardare dietro a loro e dico, quelle non sono nuvole di tempesta, sembrano altro. Nuvole? Gli do un'occhiata, non le vedo probabilmente, fammi fare un tiro sull'osservare. Anch'io do un'occhiata, non ci riesco. 17! Vedi anche tu! Ci vedi! Oh. Più 5 10. Se io faccio... 19! C'è un bosco qui vicino! Ci sei dentro! Figo, bosco! Sì. Oh, guarda, non me ne ero accorto, ho dei fiori sul collo! La gonna! Ok, quindi, tutti a parte Rexel vedono. Vedono quelle nuvole. E posso fare un test? Rexel va in direzione delle montagne, però non capisce... Non riconosce il punto dove si trova, dove vi trovavate. Faccio un test di conoscenza arcane? Se vuoi. Allora, vediamo un po'. Di 20 più. Vabbè, nel frattempo tiro un bar di PD allora. Perché vedete? Sì. Il dito rimane bagnato. Ho fatto 13. Il dito rimane. Quindi non viene pioggia. È secca. Per quanto ci riguarda, in realtà, noi che non sappiamo un cazzo di queste cose, per noi lui ha ragione. È vero, è vero. In realtà... Più 7, quindi è un... Sembra una puttanata nel modo di... Oh!
Io tento. È che siamo saliti di quota. Ha detto wifi. Ha preso. Ha trovato wifi. Oh, dato che tutti tirano. Ha preso, ragazzi. Fermi non ti muovere, non fermi ti muovere. Tutti, c'è campo. No, fermi tutti nella stessa identica posizione in cui siete che fate d'antenna. Secondo me è dito. In realtà è Rexen che ha appoggiato una mano sulla spalla del barbo e sta tenendo, in mano la lasciapenne così. Rimani così che ricevo benissimo dal mio palmare. Quindi. Senti, dato che andiamo a leggere. Tira qualcosa, chi cose arcane, chi bardibe. Io tento di intimidire le montagne, voglio intimidire le montagne. Intimidisci Cippi. 22! No, in realtà non è più 5 tu intimidire adesso. Ah, sì, quindi 24. Bravo. Le montagne sono scosse. Valanga, morti tutti. Inizia la frana e siamo morti tutti. Allora, Cecil. Sì. Negli antichi poemi, negli antiche leggende, ma anche nelle storie popolari, ha un'evocazione che riguardi una creatura demoniaca, si fa sempre seguito delle perturbazioni meteorologiche, perché l'evocazione di una creatura che non è di questo piano di esistenza sconvolge sempre la natura, che quindi reagisce con eventi naturali molto violenti. Ma è bardipedia o è il meteo questo a cui mi sono connesso? Tu stai chiedendo delle su Rai Meteo. Se mi chiedevi del topo, ti rispondevo rispetto al topo. Ma va bene, no, chiedevo. Cioè, sì. Va bene, comunque, un'evocazione di un grande demone è sempre seguito una tempesta, un temporale, qualcosa del genere. Esatto. Va bene. Lo dico agli altri. Ragazzi, è stato evocato un negrone enorme, vorrei vedere se questa è la calma prima della tempesta. Conseguenza. Che cosa, Ranger? Questa è la calma prima della tempesta. Ranger, senti, torni a Ranger. Allora, prima di tutto, tu dovresti smettere di leggere la chat perché ti fa male. Perché la chat non ti ha ancora dato un consiglio utile fino ad adesso. Non ho guardato niente io. Prima di tutto, Ranger, se tu non vai avanti adesso, la calma durerà molto poco, quindi vai avanti. Non c'è un secondo punto, fine. No, anche perché, scusami una cosa, Ranger, il fatto che ci siamo sfracellati con una nave per una montagna di tot chilometri, calma, calma. Parlo del tempo io, parlo del tempo. Calma. È ora di, cioè, calma. È ora di... Incespica sui suoi piedi praticamente. Io ho paura che venga giù il temporale adesso. Dico, forse è meglio che ci allontaniamo. Allontaniamo dal temporale e poi ci accampiamo. Cioè, allora, noi ci siamo messi questo iperico, no? E diciamo che abbiamo lasciato perdere un po' le nostre tracce. Allontaniamoci il più possibile da dove abbiamo lasciato perdere le nostre tracce per poi coricarci, no? Sì, che ore sono adesso, Master? Le 4. Le 5. Le 5 di pomeriggio, continua a camminare. Se io non so che ore sono, non ti posso dire. Io pensavo fosse tipo mezzanotte, dormiamo, vado. Figa. Vado avanti. Si sta già annuvolando, si sta già diventando scuro. Però sulle 5. Perché comunque è inverno. Inverno verso le 6. Dai. Tanto siamo dei party animal noi. Velo. Va bene, perfetto. Anche Jean vi consiglia di aumentare il ritmo. Lo seguite, aumentate il ritmo. Io vado avanti. Tutti tranne il nano. Perché il nano ha meno 4 in destrezza. Che poi andate avanti. È costituzione. Faccio. Ma sì, cavalco Crystal. Negro sacerdote. Scusi, lei. Negro sacerdote. Lei, chiunque lei sia, insomma. Io ho un livello di velocità unico, che è la prima. Ok? Oltre la prima non vado. Mi carico un mulo, vado in prima. Sono leggero, vado in prima. Quindi c'ho quello. Ok. Sulla scheda c'ho 6, signor Negro Coso. Quindi sulla scheda lei ha? Negro Coso 6. Io quando sono nato, noi nani ci danno una scheda e ci dicono tu. È stato ferito molto, molto gravemente. Già non era intelligente di suo, deve aver preso una grossa botta alla testa.
lui mi ha spiegato la differenza tra un negro coso e un sacco coso. Io gli sto spiegando che quando i nani nascono ti prendono le misure dei piedi, ti danno una scheda e ti dicono: guarda, tu dobbiamo stare qui molto a discutere ancora o possiamo andare? No, tu puoi andare a un tot velocità perché c'hai un piede di questo tipo. Se c'hai un piede piccolo, vai con una velocità piccola. Se c'hai un piede grosso, che te lo misurano con un metro di pietra, ovviamente, perché noi abbiamo i metri di pietra, vai a una velocità più grossa. Master, io tiro fuori una pergamena e il mio inchiostro mi comincio a scrivere, a notare queste cose, perché casomai mi possa ritornare in futuro utili. Sotto la gonna, fuori dal pacco, un pezzo di pietra, faccio vedere il certificato, qui dice, vede, c'è scritto più di 6 metri al secondo non va, e io non ci posso andare. 6 metri al secondo? Lei è molto 6 metri al minuto, scusi. Al minuto? Lei è molto lento. Sì, è quello che sto cercando di dirti, è molto lento. C'è un problema? Signor negro sacco coso? Lei? Io vorrei solo dire che ha trasformato la giocata meno roleplay del secolo nella giocata migliore di roleplay mai fatta. Complimenti, un applauso a Rexen, perché questa è una perla. Questa è una perla. Il cervello sta morendo, ma va bene. Scende basito, si rivolge verso gli altri. Possiamo andare? Sì, decisamente. No, aspetti, finisco di scrivere due cose. Prendo due appunti, Luca, secondo te Crystal mi regge? Scusa? Secondo te Crystal mi regge? Assolutamente no. È un gatto, non è cavalcabile. Però io sono 60 cm 15 kg. Gatto non è cavalcabile, oh, non ha la colonna vertebrale adatta per essere cavalcato. Ancora tigre è scomodissima da essere cavalcata. Ma non dice così di notte, Crista. La tigre è scomoda? Parla con Grayskull. È scomoda, rimane scomodissima la tigre. Non è vero, Grayskull lo cavalcava benissimo. Sì, è una... Vabbè. Però è scomoda, non importa. Vorrei solo dire che la gatta in questo momento è scappata di là. È sentita presa in causa, ha detto no. Ci vedevo. Ok, Jean prende, inizia a camminare. Sei letto? No, aspetta, guarda questa. Qualcuno come me la passi? Il nostro, cos'è? Ai, sto male. Ha pure la mamma mia. Mi dispiace. Sto male. Ma non è valido, l'ho detto loro che è mignotta. Sto malissimo. Mi sento male. Ok, Jean si incammina molto velocemente, molto di buona lena. Duinir e gli altri lo seguono? Sì, ma specifico che mia mamma non è mignotta. Batte solo per strada ogni tanto, ecco. Quelle orecchie a punta, almeno non è morta. E quella gonna corta. Diciamo questo. È morto mio padre, per questo si è data al prostituismo. Vedete, al ragazzi? Al prostituismo, la nuova fede. Una di vita? C'è una divinità fatta apposta, no? È tipo una con una borsa che fa così. E va in giro. E okay, la segue. Tiro sulla tempra. Io? Tutti. Ah, pensavo che ha detto che mia madre è una mignotta. Che cosa succede? È una notizia terrificante. Oh cazzo, tempra. Io veramente c'ho... più 5. No, c'ho più 9, no, più 5. Io quindi... più 5. Io ho più 3, ho fatto 18. 28. 13. 17. Cosa? 13. In tutto? Mi dispiace. È il più sfigato del gruppo, lo sapevamo anche la mamma puttana. Mi dispiace, Quimir, tua madre è una mignotta. L'unico che si affatica in questa marcia forzata è Duinir, che prende meno 2 da costituzione.
Come meno due? Due temporali alla costituzione per affaticamento. Cioè, in pratica vado a... zero. Rodrek, tu pensi che io me ne dimentico, ma tu sei ancora più affaticato, lo sai? Che hai usato ira. Oh, e okay. Non ti sei mai riposato. Però ho fatto 24 da tempra. Sì, hai resistito. Hai resistito. Ma ti aspetta il varco. Master, ma meno 2 punteggi caratteristiche o meno 2 il modificatore? Meno 2 al punteggio caratteristico. Ok, quindi ah, in realtà, Duinir, questo era un tiro per vedere quanto avremmo resistito con tua mamma. Cazzo, ho fatto 28. Allora, intanto si fa pagare 50 monete d'oro a testa e non so se ci niente, esagerata. Ecco. Oh, scusate il webcam, pardon. Se, okay, se apro la chat si sfasano le webcam. Ok, perfetto. Quindi dice tutto a tua madre. Inizia e praticamente facendo una corsetta, correndo, una corsetta lenta. Diciamo il ritmo che riesce a dare il nano, il massimo ritmo del nano, che è il più lento del gruppo a quanto pare, ma non perché non può andare più veloce, ma perché è pigro. No, perché ha una scheda con scritto. Io ho un certificato di pietra nella gonna che specifica che io di tot non posso andare. Io proprio per i piedi gli faccio signor Sacer Master Coso. Io non ci posso andare. Duinir, tu hai il talento resistenza fisica. Ho resistenza fisica, è vero. Sei? Ho resistenza fisica io. Duinir ha il talento resistenza fisica. Quindi più 4 tiri sulla tempra? Sì. Quindi ho fatto 13, 4, 17. Yes! Grazie tu! Ti voglio bene, tu! No, ma hai detto la chat! Ma posso? In realtà l'ho letta io la chat. Ha letto la chat. Non ha resistenza fisica come tale? No, non si può adesso, ormai è troppo tardi. Noi sopra del Po... ci incazziamo e iniziamo a parlare umano. Com'è sta cosa? Io sì, io di brutto. È vero, un po' ciò. Io di brutto. Vabbè, ma perché io adoro il romano? Dal romano per il grazie, Edo, grazie tu. Che cazzo c'entri? Io adoro l'Edo. Appoggio a un letto più congeniale per questo scopo. È ovvio. Aspetta. Okay. Vorresti dire che noi romani siamo dei... No, dei ma per discutere arrabbiati il romano è perfetto. Ah, stai attento. Milanese è perfetto per sfottere. Non mi piace il milanese, mi dispiace. Sa proprio coglioni. Capita. Fateci sapere in chat. No, non ce lo fate sapere, non ci interessa nulla. Ok, ragazzi. quindi... L'hai letta, Edo? Sì. Mi dispiace, non posso andare avanti. La resistenza fisica l'ha iniziata dalla madre elfa, è bellissimo. Ok. Praticamente, proseguite per un'altra ora e mezza, quindi... diventa buio pesto a un certo punto intorno a voi. Praticamente continuate a correre finché tutto intorno a voi non c'è più luce. Stelle non ce ne sono in cielo e appena l'ultimo raggio di sole svanisce, tutta la valle finisce nel buio più totale. E inizia a piovere. Che culo! Prendo una foglia, siccome sono piccole, la uso come ombrello e continuo. È inverno, non ci sono foglie! Prendo io cristalle e la uso come ombrello. È un gatto! Solleva te! Usa te come ombrello. Almeno vado più veloce. Mi getto la mamma di due. Mi getto per terra, mi leggo una corda intorno alla vita, leggo l'altro pezzo a Cippi, faccio Cippi, trasportami, io devo dormire. Io direi che... Ragazzi, io direi che ci tocca fermare. Dobbiamo trovare una grotta, qualcosa. Cippi rosicchia la corda. Inizia a rosicchiare la corda. Cippi! Ok, vediamo se muore di infarto o non muore di infarto. È la mia pantegana, questa non muore di infarto. Ti aspetta. È,
È l'infarto che muore per CP. Ok, quindi cosa fate, ragazzi? Scaviamo la buca. In non è mai in minuti siete bagnati fradici. Dov'è? Vabbè, io mi copro solo tutto il mantello. Dov'è Jin? Lo vediamo, no? Dov'è? Ma scusa, vicino a voi. Cerchiamo una grotta. Cerchiamo una giornata intera di viaggio. Cerchiamo una cazzo allora di fermiamo. Grotta. Sono d'accordo con l'Elfing. Sì, ci fermiamo, cioè cerchiamo un posto riparato. Grotta. Va bene. Perché per forza una grotta? Ci potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Qualcosa di riparato. Anche un albero dove non cade l'acqua, va bene. Non è un problema. Io sono d'accordo tanto con l'ombrello del gatto. Sorcio sella felino. Sorcio in sella al felino. Tiratemi un D20. Su cosa? Su? Ah, così a caso? Su quello che sa il master. Un D20. Va bene. Ho fatto D20. 12. Faccio io. 14. 5. Rexen, tu hai tirato 14? Sì. Io ho fatto 30. Ma su cosa? Muoversi in silenzio. Ho preso l'abilità più alta che avevo e l'ho aggiunta. Cazzo, devo fare. Mettila. Vabbè. Rexen e chi c'è? Roderick ed Ego. A un certo punto vi rendete conto che c'è qualcosa di strano in questa pioggia. È acida. Ah. L'assaggiate, sa un pochettino di ferro. La guardate meglio e nonostante la scarsa luce, capite, sentite che è viscosa. È sangue! Gli do un'occhiata un po' più... conoscenze arcane, eh? Più 3. Ombrello, secondo te stanno pisciando 17, addosso. 17. Sembra sangue misto a pece? No. Buono! È rivitalizzante. Ragazzi, questo sembra sangue misto a pece. Se ci ricordiamo, 2 live fa, il mostro sembrava fatto di pece. Ed è esploso in tanti piccoli imp. Porca pece. Cerchiamo un riparo. Cerchiamo un cazzo di riparo, sì. Sì. Faccio conoscenze geografiche della zona. Non sei mai per trovare un riparo. Che ne so, magari... conoscenze geografiche per trovare un riparo. Tiro su osservare per vedere se trovo qualcosa. Trovi una grotta. Vediamo. Sì, la trova. 20. Yes. Faccio un buco nella montagna con la testa. No, con lo sguardo. Intimidisco la montagna. Secondo me non... Vabbè. Sentiamo. Posso? Allora la pioggia di sangue e pece smette improvvisamente come è arrivata. Siete fradici e inzuppati di questa viscosa sostanza. Siamo rossi. È nera. Intorno a voi non ci sono particolari ripari, però è anche vero che la pioggia è cessata. Che ne sono? Sono le 7, sono almeno è dopo il tramonto. Che famo? E non vedete nulla, quindi o accendete un fuoco o non vedete un cavolo. Allora, appendiamo, cioè io mi levo i vestiti e li metto lontani da dove accenderemo il fuoco. Bassere, io ci vedo comunque. Sì, è vero. Porco, anch'io ci vedo, perché è crepuscolo. Crepuscolare, serve un po' di luce. Ma tu hai detto appena tramonto. Accendo una torcia. Ma sei tramontato e finito. Accendo una torcia. E il nano va. Per fortuna, a quanto pare, non è così infiammabile quella sostanza. Non siete neanche sicuri che sia realmente pece. Semplicemente ci assomiglia. Sembra pece. Uno prende un paio di precauzioni comunque. Hai fatto bene. Ok, accendi una torcia. Vai, provaci. Dai, acciarino. Qualcuno di voi si è procurato l'acciarino? Io c'ho l'acciarino e pietra focaia. Io ce l'ho. Bravi. Guarda io. Cazzo. Non l'avevo calcolato. Io ho anche la torcia. Anch'io c'ho la torcia, in effetti. Beh, a gara chi accende prima la torcia? Accendiamo. Ecco. Avete l'acciarino? Sì. Ok, accendete la torcia. Che fate? Accendiamo un fuoco.
Dico, ragazzi, fermi, non accendiamo un fuoco. Ci guardiamo intorno. È rossastro. Ci guardiamo intorno e perlustriamo. Troviamo un posto, diciamo che... Allora, io direi di fare un campo contro la parete. Almeno un campo comunque contro la parete, così almeno possono attaccarci solo da un lato. Tre lati, sì, ma nel senso, arrivando a quella direzione generale non dobbiamo preoccuparci delle spalle. Beh, possiamo da sopra cercare cazzi per una loro, zona più riparata possibile? Tipo che faccia così? Non vi sembra di vederle? Quindi attaccati alle montagne. A parte che Roderick è quello che vede più lontano e comunque vede a 18 metri. Wow. Ragazzi, campo qua. È buio, attaccati alla parete della montagna. Sì. Ragazzi, è buio pesto. Mettiamoci attaccati alla parete della montagna. Non c'è una sorta di... Un'ora di guardia ciascuno, 9 ore di sonno e ci leviamo dai coglioni. Dico, non c'è una sorta di fosso di Helm da queste parti, no? No, no, nessun fosso di Helm precostruito. I prefabbricati ci sono comunque, dai. Non c'è tipo un plugin per Roll20 che fa comparire un fosso di Helm da sotto. Lì, il fosso di Helm sul lato. Fosso di Helm completo, di bomba e Urukai suicida. Esattamente. E il nano che fa Elfling! Perché lei è il mezzo elfo e... Lasciamo... Elfling! Dimmi. Cosa metti contro mia madre sempre? No, io sto parlando delle tue abilità di mira, che c'entra molto male. Mia madre c'entra sempre, sai lo che c'hai la coda di paglia, però io non vorrei di niente. Due punti plagio a Rexer e più punti plagio a me. Esatto. Ok. Non mettere in mezzo mia madre. Va bene. Vi dirigete verso il fianco della montagna, ok? E facciamo procedendo campo, poco alla volta, accertate. Campo, fuoco, fogherello, ci mettete un'oretta. Fogherello, scoppiettante, tutte quelle belle cose. Io vorrei parlare con il ranger. Ranger. Io mi butto a dormire. Aspetta, vuoi parlare di me o di mia madre? No, voglio parlare con te, stai calmo. Parla. Siamo un gruppo di avventurieri, dobbiamo parlare, no? Stai tranquillo. Sì, per le tariffe c'è tempo più avanti, adesso... Allora, caro Ranger, io ho delle bacche che sono magiche, che potrebbero aiutarci a sentirci un po' meglio. Non è che tu, con le tue conoscenze, che abbiamo notato tutti, né erboristeria o comunque conoscenze... No, mi piace. Dietro c'è l'Efling che fa così. È raggirare. Continua, mi piace, va. Lui si fa raggirare queste cose. Non è che potresti farci magari un infuso per farci sentire meglio a tutti quanti? Ho solo acqua, va bene. Va bene, gli do le due porzioni di bacche. Ok. Le abbiamo perse. Soldi buttati nel cesso proprio. Adesso questo è quello che dice l'Efling seduto su un tronco. So cos'è l'omeopatia? Non credo esista l'omeopatia. Non è fatto placebo? Professione. Adesso sulla scheda di Durin c'è professione omeopata. Però, se i nani hanno gli ortopedici per bambini, magari esiste l'omeopatia. I nani non hanno gli ortopedici. Sì, ho il certificato. Guarda, non hai capito. Luca, non hai capito. Rex ha appena riscritto tutta la storia del tuo mondo sui nani. Sappilo. È un problema, tra l'altro. È un grosso problema. Vabbè, facciamo che sono della casa da Whirlpool che vanno così. Sono quelli della Whirlpool. Non è il clan Whirlpool, è una classe A di energia anche. Voglio morire. I nani squilibrati del clan Whirlpool. Va bene, quindi dicevamo. Comunque dai, stupiscici Ranger, facci questo infuso. Allora dai, prendo due bacche, le pesto, prendo dell'acqua che c'è dentro la borraccia e la faccio bollire sopra il fuoco. Basta? Sì. Complimenti, grande infuso di merda. Oh, lui ha detto infuso, eh. Inventati qualcos'altro.
ci sputo dentro. Che cazzo so? L'Elfling comunque, quando tu hai dato le bacche, grazie, fottutissimo ranger del nord, comportati da da fottutissimo ranger del nord. Vabbè. Cosa farebbe il ranger del nord? Cagherebbe un infuso di non consigliami cose strane. Prenderebbe le erbe che c'è in tasca e le metterebbe dentro un infuso. Magari selezionando quelle da me. Sì, sì, le seleziona. Anche perché no, non è che lei, non è che sei andato lì e ha fatto scusi delle erbe per un infuso, hai fatto potrei trombarla. No, me ne vado. Quello è successo. Vi ricordo. Ragazzi, sapete che stiamo per iniziare una notte da leoni? Vabbè. Wow! Ok, c'ho ancora un po' dell'infuso di gulp. No, non vi è, non vi è avanzato. La madonna, cioè, tipo secoli fa. Ok, Duenir, hai erboristeria? Sì. Perfetto, tirami di erboristeria. Io nel frattempo mi avvicino tipo i vecchietti rompicazzi, no? Cioè, solitamente le mamme nane ci aggiungono un po' di urina di gatto, ma 5 hai ragione. Mettiamoci un po' di mettiamoci un po' di urina di gatto. Crystal, vieni qua adesso. No, ragazzi, no, 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 no. L'urina di gatto non ci va. C'è scritto su Bardipedia. Signor Bardo, chi è l'erborista qui fra noi? È il ranger. Il ranger ha detto che ha ragione, quindi vai con il piscio di gatto. Secondo me sì, vai un po' di piscio di gatto, è piacere. Ragazzi, ma voi dopo tutto questo tempo vi fidate ancora del ranger? Sono stato io a suggerire la cosa. Sei stato tu a dargli le bacche. Sì, infatti mi rendo conto di aver fatto, cioè io ho dato un'opportunità per finalmente far qualcosa e no, niente. Ho fatto Edo sta crepando sul tavolo. L'errore più grande della mia vita. Così lui è l'erborista, allora vai col piscio di gatto. L'erborista del pochino, okay, signor Bardo. È il ranger. Vabbè, mettete un po' di piscio di gatto. Oh, vedi? No, la gatta, da un po' d'acqua, aspettiamo. Vabbè, intanto che bolle. La gatta non ha voglia. Ragazzi, non c'è voglia. Vabbè, mettiamo il piscio di gatto. Aspetta, sì, c'è anche un'altra versione. La cacca di dopo? Che, no, le nonne nani che ci mettono l'urina di Pantegana. Sì, ma mia mamma elfa, sì, quella gran donna di mamma elfa, ci metteva gli uccelli, tutti. Lo sappiamo, ma io l'uccello non ce lo puccio. Però quindi sopra. L'uccello non ti arriva, ti manca la tua scheda elfica che ti dà la nascita, certificata, che c'hai il falco, non ce l'hai, non hai certificato. Mia mamma ce l'aveva l'elfo, sì, l'elfo. A porca Giuda! La mamma. Mia mamma aveva l'uccello, sì. Anche, complimenti alla mamma. Quindi, ascolta me, non c'è un altro tipo di infuso che potresti farci senza il piscio di gatto o uccelli? Sì, potrei farti un infuso di rosmarino con un po' di erba raba e insieme queste bacche con un po' d'acqua. Ci potremmo mettere il grog. Quella il grog, è un'ottima idea. Il grog è finito e quindi... Però nel grog c'è la polvere da sparo che su un fuoco non so quanto possa andare bene. Vabbè, ma chi se ne frega, butto il parire sul fuoco. Vabbè, cambiamo il grog. Io nel in quel momento salto tipo qua. Ok, il barile inizia a prendere il fuoco velocemente. Mi sposto qua. Faccio oh, Nano, sei a 9 punti di vita. Sta prendendo fuoco il barile. Oh, ok. Va bene. Faccio rotolare il barile via giù per la montagna. Sì, con coso. Si sta divertendo. Roderick, Duenir, cioè, Cecil prende il barile e fa per buttarlo giù dalla montagna. Per farlo rotolare giù dalla montagna. Però ecco, non siete sopra la montagna, ragazzi. Siete alla base, in realtà non può rotolare, non devi far rotolare. Devi spingerlo. Va bene. Quelli che saltano il bardo. Quindi, Roderick, glielo fai fare? Faccio... wow, 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 wow. Va bene, fallo da te, puoi esplodere te, fai pure. No, no, qualcuno lo deve pur fare.
Gin, vai. Rodrek, la polvere da sparo col fuoco esplode. Ma no, non hai capito, quella è una polvere da sparo particolare, poi prende, esplode. Non è grog da specialisti, è grog pesante. Fidati. Va bene, ah, se la sposta ci metto sopra la coperta, qualcosa che abbiamo dietro per coprirlo. Va bene, a fare il nostro infuso. Sì, così non spegniamo il fuoco intanto. Ok, il barile di grog si è in parte carbonizzato. Adesso è anche affumicato, ti piace? Inizia ad accarezzare il barile, faccio no, tranquillo, non è successo niente. Metto sull'infuso. Tranquillo. Grog caldo. Master, per favore, fagli ritirare la Dwemer, che poveretto, non tira mai una roba giusta. Osso? Si fa male anche questa volta, fotte sega, però. Va bene, dai. Altra prova di erboristeria. Più 5. 14. 14. Non arriva neanche ai CD minimi, porca la puttana, però che cazzo voglio dire. Scusa, diciamo che ti rendi conto che pesci vari non vanno bene. Infatti, pesci. Sono ottimi per disinfettare delle ferite e non farle putrescere, ma non sono buoni da bere. Cambierà il nome alla gatta, adesso si chiama Mochina. Capito, Rodrigo? Che quando ti ferisci pisciati addosso. Beh, era quello che faccio di solito. Non avevo dubbi. Perché di solito tu come pisci? Scusa. Ecco perché è costretta vita. Perché di solito come si curano le ferite? Con la saliva. Non avevo dubbi. Bravo. Vabbè, bravo. Ok. Dwemer prepara questo infuso. Jean lo rifiuta. Gentilmente lo rifiuta. Tipo da dietro le paglie, no? Io bevo l'infuso. Anch'io lo bevo. Mettete pure, non c'è problema. Anch'io lo bevo. Io okay. Pure. Vai. E mentre Jean ha tirato fuori la sua tenda e la sta montando. Allora, la tenda è nera con un teschio sopra, perlomeno. La tenda da fare. È bianca. Dagli fuoco, Rodrek. Mi avvicino col bicchiere, no? Tipo like a sir, faccio. Serve una mano, negro sacco coso. No, grazie. No, grazie. E per favore, smettila. Che cosa di che parla sacco? Gin, come? Gin. Gin, tipo il liquore. Sì, tipo il liquore. Oh, a proposito, di grog. Ha trovato una cosa che faceva ricordare al nano, comunque. No, grazie. No, ok, Jane, di Saronno, whisky, insomma, quello che sei. Come va con la tenda? Tutto bene? Cosa l'hai? Ragazzi, recuperate 2 punti vita dall'infuso. Come? Alla mente fatto. Recuperate 2 punti vita. Oh, vale. Grande, vado a 11. Yeah! Vai, vado a 9. Vai, passore! Vai, passore! Vabbè, io mi sparo un cura ferite leggere. Così. Sì, esatto. Ah, sì. E io mi addormento. Aspetta, sono dentro il grog, aumenta il potere curativo. Io mi addormento abbracciato a Crystal. No, vabbè, dai, la tiro giù bene. Tiro fuori il mio liuto facendo due sonate e sì, mi sento meglio grazie alle cure ferite leggere. Sì, tira le cure ferite leggere. Ok. Se no ti concedo... Prima, aspetta a tirare. Se no ti concedo che lo fai con calma e prenderai la metà. 4 punti vita, sicuri. E quel che capita, capita. Lo faccio con calma. Dato che ho 2 adesso di incantesimi di livello 1, ne tiro 2 con calma. Devi dormire prima. Ah, devi dormire. No, devo dormire per farne 2. Sì. Perché livelli col sonno. Quando ti svegli, sei livellato. Di notte scende la luce, va bene, ne sparo un po' con calma. Io avrei tirato e fanculo. Ma sì, ragazzi, fotte sega, lo cazzo, sparo così. La regione fotte sega, vai. Cos'era, un D8? Via. 8. Un D8 più 7! P-
più 1 oltretutto. Il cura ferite leggere è un D8 più il livello dell'incantatore. No. No. I più i bonus in più vengono dati se sei un chierico buono. Ah, ok. Il dominio della guarigione e anche altri domini ti permettono di avere più 1 su più 1 per livello sui tiri su punti vita. Comunque nel caso ricontrolla adesso. Io ricontrollerei perché secondo me c'è scritto proprio sul no, perché mi pare che c'è il dominio che permette di avere dei bonus specifici. C'è il dominio, ci sono i domini che hanno i bonus sulle varie cose. Però no, mi pare. Ragazzi, no, è vero, è un D8 più uno per livello. Perché anche gli infliggi ferite. Mentre io controllo e i ragazzi decidono come passare la notte, direi che facciamo questi 3 minuti, questa volta veramente 3 ragazzi, di pausa e ricominciamo. Esattamente. Okay. Yeah. Io però prima mi auto-intimidisco. Ce la fa. E chi è? Ha fatto 24. Aspetta, perché ci potrebbe venire un infarto se ti auto-intimidisci. No, allora, devi almeno avere uno specchio. Oh. Lascia. Non riflette. Ce la pesci per terra. E anche Piera è imbrattata di frattaglie, non riflette proprio nulla. Va bene ragazzi, allora noi ce ne andiamo 3 minuti in pausa come al solito, ci vediamo tra pochissimo. Yeah.